Envision, magazine di informazione e cultura, perché saperne di più non è mai abbastanza. 14 luglio 1948, da appena 3 mesi si è votato nelle prime elezioni politiche dell'Italia repubblicana. Palmiro Togliatti, segretario del Partito Comunista Italiano, viene raggiunto da 4 colpi di rivoltella all'uscita di Montecitorio. A sparare è un esaltato che agisce in autonomia, ma sulle prime si pensa ad un attentato politico. Il rischio di una guerra civile di italiani contro italiani è altissimo. I telefoni smettono di funzionare e i trasporti si interrompono. A Roma, Napoli, Torino, Genova, Livorno, grandi masse di dimostranti sono in rivolta e il governo è costretto a schierare l'esercito. Togliatti, che verrà salvato dal chirurgo Pietro Valdoni, in ambulanza chiede ai suoi di mantenere la calma, di non perdere la testa. Ma il popolo comunista si sta già mobilitando e i morti sono più di 30 e centinaia i feriti. Alcide De Gasperi contatta un ciclista e gli affida il compito di scongiurare un bagno di sangue. Di chi si tratta ve lo diremo fra un istante. Iscriviti alla newsletter di Envision. Potrai accedere gratuitamente a rubriche, interviste, approfondimenti, notizie e podcast. Ci trovi anche su Facebook. Envision, magazine di informazione e cultura. Perché saperne di più non è mai abbastanza. L'allora presidente del Consiglio Alcide De Gasperi si rivolse al ciclista Gino Bartali chiedendogli di compiere ogni sforzo per vincere il Tour de France che si teneva il giorno dopo. La vittoria del Tour da parte di un italiano nello sport più popolare e sentito del tempo contribuì a stemperare gli animi. Nel 1948 un campione dello sport salvò la democrazia in Italia.